Buongiorno, che ci siamo in questo nuovo video dove distruggeremo uno dei grandi pilastri della dolciareria italiana. Non penso che quella parola esista. Va bene così. Come sapete tutti, quando si parla di crema cioccolato si parla di Nutella. Beh, oggi potremmo cambiare questo termine forse in crema pan di stelle? Beh, lo scopriremo oggi perché la assaggerò per la prima volta. Infatti ha ancora il sigillo di garanzia ed è pronta per essere assaggiata da questa bocca, questa persona e quindi questa maglia. No, non c'entra niente, la maglia non c'entra proprio niente, però vabbè. Povera maglia, questa è arrivata in gioco senza che c'è... Povera te, non, tu non puoi assaggiarla perché poi ti sporchi, poi pulirti ci vuole la mano di Genoveffa. Ma Genoveffa è assente perché è in ferie da 2 anni. Penso si sia licenziata Genoveffa e non è che sia in ferie. Vabbè, ma che fa? Comunque, sappiamo tutti di che sapore ha la Nutella, quindi possiamo metterla da parte. Ma quasi nessuno sa di che sapore abbia la crema pan di stelle. Ecco perché oggi abbiamo provato, a parte il solito cucchiaio immerso e mangiato, alcune selezioni di prodotti con il quale secondo me andrebbe provata. In questo piatto infatti abbiamo una fetta di pane. Diciamo che è un po' la prova del 9, cioè la fetta di pane, ma il vero pane è proprio quello che ci metterà di assaporare questa cioccolata. Ma abbiamo qui i crackers, assolutamente ottima sostituto al pane, che è sempre utile mettere lì 2 crackers e uno sotto l'altro e mangiarlo. Volevo fare anche quei grissini, ma sono finiti. E Genoveffa sono 2 anni che non li compra. Madonna, Genoveffa, dove sei finita? Mi manchi! Ma che cosa? Cosa fa? Facciamo da Genoveffa? Niente, noi mangiamo alla faccia sua. Allora, direi adesso di prendere questa crema e di aprirlo. Vi ricordo che la capsula è in metallo e che il vasetto è in vetro. C'è scritto. Ah, ma quindi la capsula è in metallo. Interessante. È una cosa diversa che la Nutella. Adesso è il momento quindi di stappare per la prima volta questa cosa, confezione, non so come chiamarla. Ma la domanda è, bisogna esprimere un desiderio? Vorrei avere 1 milione di iscritti! Ok, il mio desiderio l'ho espresso, ma adesso la domanda è, come si presenta? Allora, l'odore è normale, non saprei come definirlo. Comunque è questa qui, la cioccolata, guardatela come riflette tutto, ma è... Non lo so, è... Non saprei come definirla. Scusate, prendiamo un attimo la Nutella. Questa Nutella è quasi finita, è sempre la stessa Nutella che poi, vabbè, non vi posso raccontare. Qui si sente un odore di nocciole maggiore. Sì, e invece qui... No. E è anche normale, ma adesso la prova del 9. Beh, è il pane, però anche mangiarla così non è affatto una brutta. È molto densa. Potremmo dire che è proprio tanto densa, sai, per staccarla ci è voluta una grossa forza, ma come sarà il palato? È più corposa, poi sentono questi pezzi di pan di stelle dentro. A me sembra meno dolce rispetto alla Nutella, sapete? E forse non è una cosa brutta, anzi, sembra molto interessante, sicuramente molto meglio della Sprite al cetriolo che io non so chi abbia pensato di produrre, che abbiamo assaggiato, che... Pessima idea, ma... Sappiamo che le cose da sole possono essere buone, ma che mischiate con altro possono fare altamente schifo. Ecco perché proveremo prima con i crackers, perché non lo so, boh, i crackers volevo fare un po' di ASMR. Un giorno penso che mi segnaleranno tutti questi ASMR fasulli che continuo a dire ogni 2 secondi. Adesso. La prova del 9 in realtà è spaccare questo a metà senza che si spacchi male. Ma quanto sono bravo ad avere 2 occhi da crema. Oh, si vede pure. Ci crede che si vede addirittura attraverso? Sono bellissimo. Posiamo questo un attimo sul pane, tanto il pane non si arrabbia. E prendiamo un pezzo di crema pan di stelle. Che ripeto, sapere molto più di... Non lo so, essere meno dolce rispetto alla Nutella. E ad avere questi pezzettini di pan di stelle che non lo so se a lungo andare possono essere interessanti oppure scomodi. Eccoci qua, siamo pronti, è il momento di assaggiare. Sembro tanto YouTube anch'io. Non lo so, non l'ho capito. Dobbiamo riprovare, mettercene un po' di più. Non l'ho capito, lo ammetto, non l'ho compreso abbastanza, fammi sentire meglio. Ma mettiamoci quello sopra, magari mettendo quello sopra non si capisce niente, proviamo solo così. Non sono convinto.
Provate uno con la Nutella e vediamo com'è, perché non riesco a trarre quell'essenza che avevo voluto sentire. Proviamo con un po' di Nutella. Anche questa Nutella è assolutamente troppo dura, però vabbè. Non so, io la sento un po' più cremosa la Nutella, non so perché. Sento questa Nutella un po' più cremosa, però un po' più dolce rispetto alla crema pandistelle, che invece, come ho detto, è un po' meno dolce. Ma adesso, visto questa nostra continua perplessità, questa nostra cosa di dire che sì, è meno dolce, ma poi perché comprare quella e non la Nutella? Non lo so, non l'abbiamo ancora capito. E per questo è, quindi proviamo col pane. Visto che però siamo a dieta, non esageriamo, quindi prendiamo questo pezzo di pane piccolo, prendiamo un altro po' di crema e spargiamola sopra. Ok, penso che questo qui possa forse farci capire qualcosa in più. Anche perché non è che siamo i gustologhi dell'universo, non dire, allora, sento un vago sapore di more, uva della Cantalusia, che non penso esista, e poi sì, assolutamente un odore di carlo fritto. Sì, secondo me ci sta tutto, ma adesso è il momento di assaggiare. È meno dolce. Sì, non riesco a dare una definizione diversa da questo. Ma la cosa peggiore è che non riesco neanche a capire quale delle due preferisco. Non lo so, mi sembrano sullo stesso livello. Ed è una cosa brutta. Allora, se noi sappiamo che l'aria è uguale a base per altezza diviso 2, ma poi sommiamo il coseno dell'alfa di per pi fratto n, che in questo caso è la nostra Nutella, ma dobbiamo comunque considerare che tutto questo dovrà essere per forza fratto PDS, cioè pan di stelle, ma se consideriamo che D è uguale ad A più C per la matrice di 1, 4, 5, 2, in questo caso tutto cambia, perché vorrebbe dire che a questo punto non è uguale alla radice di A quadro più il modulo di C. Ma il modulo di C è comunque legato al G, che sarebbe il fattore gusto. Ma sappiamo che il fattore gusto è l'indice G per Kelvin fratto Joule. Ma in questo caso il Joule a cosa possiamo legarlo? Al senso di amore? Ma se il senso di amore sappiamo essere sempre maggiore dell'odio, a questo punto l'odio possiamo toglierlo? Ma se a questo punto l'amore è maggiore dell'odio, possiamo davvero definire che N sia maggiore di PDS? Non lo so, non riesco a capirlo. E mi sa che questo lavoro non verrà mai compreso. Non so. Ragazzi, ho pensato questi altri 2 minuti e devo dire che la mia idea non è assolutamente migliorata. Non riesco a definire quale delle due sia la migliore e quale quindi sia la vincitrice. Questa cosa un po' mi dispiace, mi rende triste, ma mi sa che per questa volta gli scienziati della Via 4 non riusciranno a completare quest'opera. Quindi, in questo video abbiamo decretato che sia la Nutella sia la crema pandistelle sono degli ottimi prodotti dolciari, che entrambi stanno bene con i crackers, con il pane. Una è più dolce dell'altra, ma possiamo davvero definire soltanto in questo che questa o quella siano migliore dell'altra? Non riesco a dare un giudizio. Quindi, con questa notizia un po' lasciata così, volatile, senza una motivazione, lascio a voi la parola. Voi che avete assaggiato la crema pandistella, preferite la Nutella? Preferite la Nutella o la crema pandistelle? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché voglio capire se questo dubbio ce lo avete anche voi. Forse una parte di me preferisce la crema pandistelle. E quindi con questa notizia bomba io chiuderei così il video. Vi ricordo di lasciare un like, attivare la campanella, di iscrivervi, di condividere il video con tutti i vostri amici. E noi ci vediamo ad un prossimo video della lavagna. Arrivederci!